finalmente è arrivato il momento di svelare lei, Bear 650 Royal Enfield, la prova, eccola qua, direttamente dalla California. Moto.it, cerca, compra, vendi l'usato dei tuoi sogni su moto.it. E dalla California non a caso, perché il nome Bear ricorda questa gara che qui è una gara storica, ovvero la gara Big Bear Run, ovvero una gara che ha raccolto tanti appassionati negli anni 60 nel deserto, naturalmente questa è una scrambler, e raccoglie l'eredità di questo mitico personaggio che ha vinto a 16 anni questa competizione con una Royal Enfield in condizioni davvero particolari, perché ve la faccio breve: lui parte rookie assoluto, cade rovinosamente, piega il manubrio, si rompe un ammortizzatore, e lui nonostante tutto riesce a continuare la gara, recupera posizioni su posizioni e vince. Questo ragazzo si porta a casa la vittoria. Royal Enfield propone questo modello come evoluzione della Interceptor e lo fa decisamente con consapevolezza e con soprattutto questo appeal che deriva da questo mitico personaggio che abbiamo visto anche ieri sera ancora bello brillante, che così insomma ha dato questo impulso che viene raccolto da Royal Enfield con grande emozione anche. La moto è decisamente interessante, quello che emerge subito è la cura del dettaglio, ogni singolo dettaglio è molto ben fatto, le verniciature, la qualità delle cromature è tutta molto bella e si evolve rispetto alla Interceptor in chiave scrambler. Quindi abbiamo innanzitutto ruote diverse, nel senso che l'anteriore è un 19, posteriore un 17, e già qua le prime differenze. Differenza sostanziale ancora la forcella Showa da 43, non è regolabile, però ha gli steli separati, nel senso che uno dei due ha il compito di smorzare l'estensione, l'altro la compressione, un approccio ciclistico più raffinato per garantire prestazioni migliori anche in fuoristrada. Tra l'altro la corsa è 130 mm davanti, mentre invece dietro il doppio ammortizzatore garantisce una corsa di 115 mm, un valore non tanto alto in verità, quindi non c'è tantissimo dietro, però di fatto ci hanno spiegato che hanno preferito agire in questo modo per non alzare troppo la moto. Come scrambler si è tenuta la moto un po' più alta, altezza sella un po' più alta e poi ruote differenti. Parliamo del motore, 648 cc bicilindrico fronte marcia in questa versione, conquista anche un pochino di coppia in più. La coppia infatti sale a 56,5 Nm a 5150 giri. La versione invece della Interceptor si ferma a 52 Nm. I cavalli invece rimangono poco sotto i 48, così anche i patentati A2 saranno felici di poter guidare questa moto, e per il resto le novità sono, ecco, presto dette, anche per esempio lo scarico. Vedete, lo scarico è uno scarico nuovo, completamente inedito, un pochino più alto, bello, la finitura nero opaca, convincente, e poi ha anche queste paratie anti calore forate tipiche di quegli anni, insomma. Quindi insomma una moto che sinceramente sembra decisamente ben pensata. Il telaio, che è in acciaio bello robusto, è un pochino differente rispetto a quello dell'Interceptor. È un telaio doppia culla con il motore, come vedete, alloggiato all'interno della culla, quindi super classico, super attinente alla categoria di moto a cui appartiene. Freni davanti, un bel disco da 320 mm con pinza a due pistoncini paralleli flottante, dietro un monodisco da 270 mm anche lui con pinza e a singolo pistoncino, però flottante. Il peso dichiarato 214 kg con il 90% del carburante nel serbatoio. Le pedane poi sono leggermente modificate rispetto all'Interceptor, intendo, nella posizione, dovrebbero essere leggermente più basse, leggermente avanzate. Per quanto riguarda poi le dotazioni, acquisisce il sistema, il cruscotto, l'ultimo Himalayan, quindi quello completamente TFT. Forse qualcuno avrebbe magari pensato che una moto di questo genere poteva così preferire un sistema analogico, ma
in realtà questo è un sistema molto valido perché ha la possibilità di essere collegato col telefono in maniera molto completa e è anche ben visibile, quindi in questo senso non mi sento di fare critiche. Ottimo anche il comparto luci, tutte a LED, sia la parte anteriore sia la parte posteriore. Particolarità, si può disinserire l'ABS alla ruota posteriore, tra l'altro si può fare in maniera molto comoda, c'è un pulsantino sul blocchetto di destra che consente di togliere questo dispositivo. E vediamola come va sta moto, dai! Come si piega, la moto va giù in curva, assolutamente ben guidabile, bella, progressiva, scende bene, guardate come tiene la linea, poi via, dondolare tra una curva e l'altra è il suo pane, una scrambler che comunque su strada ha il suo perché. Non c'è dubbio che sia un buon mix tra il motore con questo carattere bello pastoso, tutto ai medi regimi, e poi la ciclistica curata, soprattutto grazie alla forcella che trasmette davvero tanto feeling. Dicevamo quindi motore gustoso, perché si percepiscono delle masse volaniche abbastanza importanti e quindi questo fa piacere perché è combinato anche un po' al motore un po' corsa lunga, devo dire che c'è un accumulo di energia che si trasferisce sulle sensazioni che hai quando tocchi il gas, quindi è un motore che allunga bene, bello, pastoso. Devo dire che mi piace molto la combinata anche tra il cambio molto ben spaziato e questa attitudine a girare così rotondo, quindi proprio bello pacifico, senza strappi, molto positivo. In questo senso hanno fatto un bel lavoro, perché probabilmente anche lo scarico, questo inedito che abbiamo qua su questa Bear 650, può dare i suoi benefici. Però vedete com'è bella morbida, come va via bene, bella fluida, bello, bello, bello. E intanto proseguiamo il nostro giro, anche voi date un occhio a questa America. Bel gruppone, un gruppone bello nutrito, tanti giornalisti da tutto il mondo per conoscere questa nuova moto, che di fatto mette un tassellino in più in questo marchio che negli ultimi anni sta facendo davvero bene e che con questo modello arricchisce ancora di più la sua gamma, e tra l'altro con una connotazione molto più che positiva, perché effettivamente il carattere che trasmette, il carattere estetico, la sensazione che si ha è molto marcata, quindi è convincente, ecco. Quello è facile arrivare bene a chiudere le curve, non è una moto sportiva, però questo combina tutto bene con, vedete qua c'è un asfalto bello liscio, bello pulito, e caspita, la moto si muove molto bene, è molto piacevole. La rotondità è esemplare, devo dire veramente azzeccata in termini di quote ciclistiche, la moto è un po' più altina rispetto all'Interceptor, ruota da 19, fa il suo dovere, dietro il doppio ammortizzatore posteriore di fatto non ha tantissima corsa, però su una strada del genere non ti interessa più di tanto, nel senso che alla fine c'è grande stabilità e quindi questo ti basta e avanza, chiaro, poi sullo sconnesso e su magari qualche asperità magari non è il
massimo in assoluto, ma per il genere di moto che è, per il competitor che si trova sulla sua strada, direi che siamo assolutamente messi molto bene, quindi anche dietro c'è un bel compromesso tra comodità e anche sensazione di guida, che rende tutto molto rotondo, molto, molto pulito. Ecco qua che inizia il pezzo di sterrato, e quindi vediamo un attimino, valutiamo sta moto anche qua sullo sterratone. Allora, intanto guida in piedi, ok, ci siamo, certo la conformazione delle pedane, anche se devo dire che il freno dietro te lo trovi subito bene, però sì, sei un po' gombetto, però nel complesso adesso vediamo un po' il giro che faremo qua su questo terreno. Tra l'altro, a parte, eccolo qua, particolarità è il fatto che è possibile disinserire l'ABS del freno posteriore, quindi con questo pulsantino qua si può togliere, si vede qua sul cruscotto, ride mode, ABS on, ABS off. Via sulla parte sterrata, si può sgambettare un pochino, il motore è bello fluido qua, questo ci appaga abbastanza perché ovviamente è positivo questo approccio, certamente il peso non manca, quindi bisogna giocare un po' con il bilanciamento, spostarsi molto indietro, perché quando c'è una discesa come questa, insomma, un pochino bisogna stare un po' abbottonati, non si sa mai, e poi vai, e poi quando arriva la parte un pochino più dritta si può scatenare un po' la birra di questo motorello, che funziona. Strada, beh, diciamo che indubbiamente non è una moto super adatta per farlo, però la bontà del motore, la sua elasticità e anche il bilanciamento della ciclistica permettono indubbiamente di togliersi anche questo sfizio. Naturalmente il peso c'è, si sente, però anche per esempio l'attacco dei freni è dolce, quindi questo positivo. E poi molto positivo il fatto che attraverso questo pulsantino qua sul blocchetto destro del manubrio è possibile molto velocemente disinserire il ABS della ruota posteriore, quindi volendo potete fare tutte le sgommate che volete. La moto dovrebbe essere disponibile in Italia da febbraio 2025 in tre colorazioni. Questa che vedete, proposta a 7.300 euro, poi abbiamo la Golden Shadow a 7.400 euro e infine la 249, ovvero quella proprio celebrativa del campione qua americano, a 7.500 euro. Quindi probabilmente da febbraio 2025 è disponibile in Italia. Mi raccomando, qua sotto i commenti fate delle domande, perché ci interessa sapere cosa ne pensate di questa moto. Anche se vorreste così immaginare di fare una comparativa con quale moto, con quale scrambler la vedreste bene a fare a pugni, beh, insomma, scrivetelo qua sotto nei commenti. E poi mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Noi ci vediamo al prossimo video e su moto.it per tutti gli aggiornamenti del mondo moto. Ciao.